Amici della Terra dei Messapi, siamo a Latiano. Latiano è la città dei musei e del Beato Bartolongo. Infatti, questo comune vanta ben 5 aree tematiche allestite in un unico polo museale e la casa che ha dato i natali al Beato Bartolongo è sempre qui a Latiano. Ma oggi andiamo a scoprire una eccellenza territoriale. Latiano è il comune più a nord del Salento ed è famoso per la sua volontà, la volontà della comunità, di mantenere inalterate le tradizioni e la cultura popolare. Seguitemi. E se parliamo di comunità e di identità del luogo, quale miglior significante di questa parola se non il cibo? Bene, oggi parleremo di stacchioddi, più comunemente conosciute come orecchiette. E per far questo ho bisogno di un aiuto, di una persona che mi sappia spiegare il nesso tra questo semplice tipo di pasta e l'identità territoriale. Quindi andiamo a cercare questa persona. Sindaco, un attimo, sì, rubiamo un minuto al sindaco. Allora, stavamo parlando prima di identità e territorio. Chi l'avrebbe mai pensato che 4 decenni fa, oggi a Latiano, si sarebbe spenta la 40ª candelina della festa degli stacchiotti, della sagra degli stacchiotti, la festa delle orecchiette. Il legame tra identità e territorio, come lo si spiega attraverso questa festa? Come tutte le scommesse, vengono fatte per essere vinte. E questa è una delle scommesse che la comunità di Latiano effettivamente ha vinto, come ha vinto anche la scommessa della fiera di ottobre, perché nata classica conosciuta fera, no? La fiera di ottobre, fiera, nata nel lontano 1866, in seno alla fiera di ottobre, 40 anni fa, alcuni nostri compaesani hanno creduto bene appunto di ideare questa sagra degli stacchiotti. E se effettivamente tutto questo è nato e continua ad essere importante e vigoroso nel nostro territorio, sicuramente ecco, c'è quel legame forte quindi, tra identità territoriale e anche culturale. Ecco, le nostre orecchiette sono il patrimonio gastronomico del nostro territorio. Quindi ci vediamo domenica. Domenica, 1 ottobre, in Piazza Umberto per la 40ª sagra degli stacchiotti. Rozzola e spirrozzola, ma cosa significherà mai? Lo chiediamo al presidente della Provincia. Vedremo. Buonasera, siamo con gli amici Ciao. Di Terra dei Messapi. Ciao, bene, Cristiano. Siamo qui a Latiano, no? Sì. Ecco, prima col sindaco ci veniva un dubbio, no? Amletico quasi, ma questa fantastica frase, queste due parole, rozzola e spirrozola, cosa significano? Rozzola e spirrozola, se noi lo analizziamo bene, significa rozzola gira, spirrozola rigira. Ah, gira e rigira. Quindi gira e rigira. E quindi gira e rigira? Gira e rigira. Noi da tanti anni, da 40 anni, abbiamo iniziato la sagra degli stacchioddi per valorizzare le tradizioni popolari. E quindi gira e rigira, ogni anno facciamo sempre di più affinché questo venga sempre in maniera successiva valorizzato. Quindi gira e rigira, siamo sempre a valorizzare le tradizioni popolari. È un momento di aggregazione del territorio a cui ci teniamo tanto, quindi vi aspettiamo numerosi. E domenica 1 ottobre, ore 12:30, puntuali. 15 e la sera dalle 19 in poi, puntuali, quindi, orecchiette. A go-go. A go-go.